Il divorzio, con tanto di comunicati stampa, lettere e dichiarazioni pubbliche, si è celebrato a ottobre tra Nicola Melone, già preside della Facoltà di Scienze della Seconda Università di Napoli, e la lista che lo aveva sostenuto come candidato sindaco alle amministrative di maggio, Speranza per Caserta. Da quest'ultima era giunta, decisa, la richiesta di dimissioni di Melone dal Consiglio, proprio a causa della rottura con il movimento. Ebbene, un passo indietro è stato compiuto, ma non da Melone, a dimettere e il capogruppo Luigi Ebraico. Motivi personali legati alla famiglia e al lavoro stanno alla base del documento depositato in comune da parte dello stimato professionista 48enne, che a questo punto cede il testimone al primo dei non eletti di Speranza per Caserta, Francesco Apperti, che con la FIAB Caserta in bici è riuscito, pedalata dopo pedalata, a coinvolgere anche il comune nella sua crociata sulle due ruote. E dal momento che siederà tra i banchi dell'opposizione, il suo obiettivo è quello di imporre uno sprint in consiglio in un momento delicato per la vita dell'ente come quello del dissesto finanziario. L'esperienza con la FIAB, con Caserta in bici, mi ha avvicinato in qualche modo anche all'azione, a quello che è l'azione amministrativa e politica, e in questo senso, senz'altro, sia dal punto di vista della mobilità sostenibile, ma anche dal punto di vista, appunto, come dicevi tu, di uno sprint che in questo momento è quanto mai necessario, perché è indubbio che entro nell'amministrazione nel momento più nero per Caserta dall'avvento della Seconda Repubblica. Però, insomma, c'è comunque fiducia, c'è tensione positiva per questo incarico che per me è completamente nuovo. All'interno di Speranza per Caserta gli scossoni non sono mancati. Come sarà sedersi fianco a fianco con Melone in consiglio? Ma col professore Melone, per quello che mi riguarda, c'è sempre stato un ottimo rapporto personale. Poi è successo quello che è successo, ci sono state delle spiegazioni da parte sua, di motivi strettamente personali per cui si è allontanato dal movimento. Quindi per quello che mi riguarda sarà, cioè non ci sono tensioni particolari nel sedersi con lui fianco a fianco, facciamo parte insieme dell'opposizione e spero che insieme anche agli altri esponenti dell'opposizione possiamo fare quanto di meglio per questa città.